Una storia che riemerge dagli abissi, un racconto di mare, di guerra. Protagonisti il sommergibile Sebastiano Veniero e i suoi 48 uomini di equipaggio. 26 agosto 1925, 6 miglia al largo di Porto Palo di Capopassero. Sono le 6.45 quando il battello della Regia Marina in fase di immersione durante un'esercitazione viene speronato dalla nave mercantile Capena. Un incidente che fa inabissare per sempre l'unità da combattimento sui fondali siciliani. Nel 1967 il grande Enzo Maiorca, l'uomo dei record di immersione in apnea, prende a cuore la storia. Nel 1978 riesce a localizzare il relitto, lo racconterà in un libro. Una cima afferrata da Leonardo Lodato e Guido Capraro che riannodano i fili della vicenda in un volume per non dimenticare. Storie di uomini e di navi nasce innanzitutto come documentario televisivo, poi come libro per raccontare le gesta di questi 48 uomini dell'equipaggio del Veniero che su quel sommergibile hanno perso la vita e lo hanno trasformato nella loro tomba, dove si trovano tuttora i loro resti. Ma non solo per questo, ma anche per raccontare e per mantenere vivo il ricordo e la memoria di tutte le persone, civili e militari, che hanno perso la vita in mare. Nel 2017 i palombari della Marina Militare scendono in profondità fino a circa 55 metri. Qui il sommergibile è adagiato sul fianco sinistro. Rendono omaggio ai caduti, al comandante Paolo Vandoni e ai suoi marinai. Ecco, questo deve servire a tutti quanti noi da insegnamento per quelli che sono i valori della patria e della fratellanza, soprattutto oggi, in questo momento in cui viviamo un mondo di confusione e di egoismo. Oggi quel luogo è considerato sacrario militare a perenne memoria di quei giovani che giacciono sul fondo.